Sei microfonato, perché, Bruno, no, allora sì, va tutto bene. Io sono venuto qua, ho cambiato postazione. Mi sono messo qui dove c'era Nicola che ha spiegato che la cera d'api è il sudore delle api. È bellissima questa cosa del sudore delle api. Il sudore dello scrittore sono le poesie. Fantastica. Allora io leggo. Il sudore del cantante? Il sudore del cantante sono. Sono. Non potrei dire le note acute, le note basse. Sono l'armonia nella voce, fare le note con dentro gli armonici di tutte le. Ma è difficile da spiegare, non ve lo spiego. Il libro si chiama Versi Facili, le edizioni sono Marittime. Che non ci sbagliamo, eh? Che non ci sbagliamo. Che non ci sbagliamo mica. Morta vendono, dove le vendono? Dunque, lo vendono questo libro a Sestri Levante da Guerisoli e qui. Dappertutto. Dalla Mara in Piazza del Comune. Piazza del Comune, poi dalla libreria lì in Via Dante l'abbiamo mandato. Libreria in Via Dante. Sì. Allora ve ne leggo una, così crepuscolare, anzi quasi notturna, che dice così: la vita si è girata l'altra sera, si è voltata in aceto, all'improvviso, nella notte stellata. Tutto fino ad allora era perfetto dentro la casa col camino acceso. Poi qualcosa chiamò. Dovetti uscire nel fresco della notte, fuori era scuro, e la persiana aperta come un televisore mi mostrava quel che avevo lasciato. E lì m'è cominciato di sentirmi diverso ed ho pensato che se fossi entrato sarei stato male. Così rimasi fuori, in un silenzio rotto da un vociare di grilli e di cicale, tanto per farmi il verso. Mi son dato per perso. Bellissima, ragazzi, il grande Bruno. Se fosse un po'. Grazie. Meno distratti, ma non importa, la poesia, la poesia è sempre lasciata a se stessa. È vero. Sandro, dove sei? Adesso ve ne meritate. Sandro, come ho che è poesia, o Sandro se ne ha netto. E o se ne ha netto, ma allora ve ne faccio una brevissima. Che mi piace molto. Ve ne faccio una breve. Che è sull'età, perché io tra pochi giorni compio 92 anni, no, vabbè, ma no. 63. 63 per gli italiani, 63 per i locali. In lingua, 63. In lingua. Per quanto tempo ancora può durare l'adorabile inganno dello specchio e dei sensi? Per quanto ancora intensi gli improvvisi ritorni ai sobbalzi di cuore e ai tardivi abbandoni? Per la pioggia dei giorni, quanti tuoni? Ragazzi, questa è bellissima. Come se le altre, questa è bellissima. È triste. Questa è comunque straordinaria. Passerete un'estate lieta e serena. Con Versi Facili. Con Versi Facili. Lo potete comprare nelle nostre librerie. Il grande Bruno Lauzi. Grazie. Tornato con noi in Riviera, perché ricordiamocelo, niente, siamo de Sena. Siamo appunto. Allora. Siamo da Fuge. Ne giana e cugia, non peggiamo. Brava, non è male.